In passato, se avessimo dovuto affrontare il tema della politica, saremmo partiti dalle classiche categorie della politica o dalle contrapposizioni ideologiche che avevano caratterizzato e a volte funestato la politica del passato. Invece oggi partiremo da un'altra forma di categorie, che sono forse psicologiche, ma di altro genere. Se dovessi racchiudere in tre parole chiave oggi l'espressione politica, le racchiuderei in tre parole di odio, video e irrilevanza. E cercherò di spiegarmi meglio attraverso queste tre parole chiave. Dicevo odio. Odio è probabilmente un elemento chiave per capire la politica. Secondo un grande giurista e politologo, Carl Schmitt, la politica nasce dalla individuazione del nemico, quindi dalla designazione di chi è l'antagonista, e quindi nasce con una caratterizzazione inevitabilmente legata all'odio. Ma nella storia politica che noi conosciamo, nella cultura politica che abbiamo conosciuto, si univa a questa dimensione una dimensione costruttiva, alle volte anche utopica, una progettualità rivolta appunto al futuro, una tensione ideale, una passione civile. Oggi sembra che l'odio sia rimasto uno dei pochissimi collanti e moventi della politica. Spesso si va a votare più per contrastare il nemico, l'avversario, il governo in carica o la minaccia di un avversario ritenuto preoccupante ai fini della democrazia, piuttosto che per un'idea positiva. Non si va a votare, come dire, animati, spinti da un desiderio di realizzare un progetto, quanto quello di ostacolare l'avvento di un soggetto, di un leader politico, di una formazione politica che si ritiene essere molto pericolosa per i destini della collettività. Abbiamo in questi giorni una esemplificazione abbastanza plateale che ci viene offerta dalla più grande democrazia occidentale. Negli Stati Uniti sapete che è in gioco la competizione politica tra Donald Trump e dall'altra parte appunto Hillary Clinton, e questa competizione è mossa, animata soprattutto dall'odio, cioè dal desiderio di impedire che l'avversario vada alla Casa Bianca. Il movente principale che caratterizza gli uni quanto gli altri elettori è appunto caratterizzato dall'odio. In particolare noi abbiamo visto anche che l'odio nei confronti di un candidato in modo particolare, cioè il repubblicano ormai indipendente Trump, è un odio che si è fondato su motivazioni totalmente extrapolitiche, che attengono al vissuto, alla vita privata, alla storia antica di questo imprenditore. Si è parlato della sua incontinenza sessuale. Se avessero fatto questo discorso, oggi noi non avremmo il mito di Kennedy, perché Kennedy aveva la stessa, diciamo, debolezza di Trump, incontinenza sessuale, pronunciata, dichiarata con tanti episodi, alle volte anche ai limiti dell'oscura fine di alcuni personaggi famosi, e quindi noi oggi probabilmente non avremmo potuto neanche conoscere un presidente comunque importante per la storia americana. Ma non è di questo che dobbiamo parlare. Parliamo piuttosto dell'odio. Perché l'odio caratterizza oggi la politica? Perché l'odio è la trasmutazione di un sentimento originario che è l'unico che oggi caratterizza la politica, e cioè la paura. La paura di chi? La paura del terrorista, per esempio. La paura dell'immigrato. La paura del razzista. Le varie fobie di cui si parla, no? L'omofobia, la sessuofobia, le varie fobie riguardo ad esempio il rapporto con le donne, riguardo il rapporto con gli stranieri, fondano la motivazione politica proprio sull'idea di arginare un pericolo. Il pericolo che appunto possa crescere in una società un soggetto, o possa crescere una cultura o una incultura, meglio ancora, che si ritiene pericolosa per la propria vita, per la propria sopravvivenza e per il rispetto delle libertà fondamentali, originarie, elementari di ogni società. Quindi mi sembra questo un elemento costitutivo della politica di oggi. In particolare c'è una categoria che viene spesso agitata da un versante molto lontano rispetto a quello a cui voi avete aderito in larga parte, e cioè una forma di denuncia continua del pericolo che possa insorgere razzismo, sessismo, fobie di vario tipo.
e si è costruito su questa paura una forma di razzismo rovesciato, che io chiamo razzismo etico, perché come c'è un razzismo etnico che teme la presenza di un gruppo di stranieri di altra etnia, così c'è un razzismo etico che stabilisce una superiorità a prescindere a priori di una parte, diciamo, dell'elettorato, della società rispetto ad un'altra, una parte ritenuta progressista, di derivazione illuminista e quindi dalla parte giusta rispetto ad un'altra che viene invece considerata razzisticamente inferiore, barbara, primitiva, incivile e quindi legata ad un altro tipo di società. Però uno dei moventi che oggi muove appunto la politica è proprio la paura. Dicevo poi un altro elemento caratterizzante della politica oggi è il video. L'unica forma di legittimazione delle leadership oggi in Italia, ma anche di selezione dei personaggi eminenti che emergono dalla lotta politica, è la televisione. Noi siamo entrati in un'era web, ma la televisione è oggi ancora il terreno primario su cui si effettua questa sorta di selezione. Le grandi carriere politiche nascono soprattutto in funzione televisiva. E qui, senza andare nel modello principale della democrazia televisiva, della videocrazia americana, basta guardare al caso italiano, cioè la legittimazione politica in Italia passa attraverso la televisione. Tutti i leader preminenti del nostro paese non hanno altra grande legittimazione che la capacità di bucare il video, la capacità di incidere televisivamente con un linguaggio mediatico importante. E per farvi un piccolo esempio concreto, vi dirò che 3-4 mesi fa, prima che ci fossero le varie vicende che hanno riguardato il Comune di Roma, un sondaggio abbastanza qualificato e ampio in Italia stabiliva che il candidato premier più credibile nel nostro paese era un quasi vostro coetaneo, un ragazzo di 29 anni, Di Maio, grillino, a cui unica referenza era rappresentata proprio dalla capacità rassicurante di presentarsi in video. Era vestito bene, sempre garbato, misurato, sapeva anche dare e sa dare delle risposte azzeccate, e quindi è bastata questa referenza puramente televisiva per fondare l'ipotesi di una premiership italiana. Mi sembra preoccupante, cioè, che un paese si affidi a chi è televisivamente più adatto. Quindi siamo in una forma di, come dire, di videocrazia del leader, che potremmo sintetizzare in leader, cioè il leader che nasce dal video, che è l'unico elemento di legittimazione politica. Non conta una carriera, un curriculum, una provenienza di studi e tantomeno la capacità di aver dimostrato in altri ambiti la propria diciamo, esperienza, la propria indubbia, diciamo, e positiva affermazione nel rapporto con la gestione della cosa pubblica. Quello che conta è la capacità di presentarsi in video. Ed è strano, lo ripeto, che in un'epoca in cui si ritiene che la televisione sia diventata ormai un mezzo secondario rispetto al web, la televisione resta la piazza principale della politica. Non ci sono altre forme di comunicazione, di investitura politica, se non attraverso la televisione. Bisogna prenderne atto. Citavo una terza parola chiave per definire la politica di oggi: irrilevanza. Perché? La politica oggi, rispetto a 20, 40, 60 anni fa, ha un ruolo sempre meno rilevante, incide meno sui destini dei popoli. Processi economici, processi finanziari, tecnocratici, sono prevalenti rispetto ai processi politici. Non solo, ma si avverte alle volte il senso di una società che cammina o non cammina a prescindere dalla politica. Abbiamo due esempi concreti, recenti, recentissimi. La Spagna. La Spagna per 8 mesi, 9 mesi non ha avuto un governo. La Spagna è cresciuta 3 volte rispetto all'Italia, senza un governo, a dimostrazione che la politica diventa irrilevante laddove i meccanismi sociali ed economici rendono superfluo la presenza di un governo della società. Non è un dato positivo per una società, perché è una società che si autodisegna da sola, che non viene, come dire, non solo rappresentata a livello di democrazia e quindi di espressione della pluralità delle opinioni, ma, dato ancora più negativo, non c'è
la possibilità di governare i mutamenti di una società. La società muta da sola, cambia da sola e la politica assume un ruolo sempre più periferico, marginale, secondario rispetto alla realtà. Quindi l'irrilevanza diventa un fatto significativo. Altro caso di irrilevanza della politica è la cosiddetta Brexit. Con la Brexit si pensava che un paese, appunto l'Inghilterra, dovesse sprofondare perché uscito dal consesso europeo. Abbiamo visto, almeno dai primi mesi, che così non è. Cioè, vero è che non si è ancora perfezionata la Brexit, ma non c'è alcun panico nella vita sociale, economica, produttiva, ma anche nel tessuto civile della Gran Bretagna che possa far pensare a questo. Naturalmente si può pensare che abbia un ruolo molto importante anche la tradizione di un paese che è sempre stato con un piede nell'Europa e con un piede fuori dall'Europa. Se dovessimo fare la storia della Brexit, dovremmo dire che la prima Brexit è stata lo scisma anglicano, cioè 5 secoli fa la Chiesa inglese si rese indipendente rispetto a quella europea, che era la Chiesa cattolica apostolica romana. Si rese indipendente sotto Enrico VIII e quindi fu la prima Brexit che in qualche modo caratterizzò la isolitudine, per così dire, da isola e solitudine dell'Inghilterra. Quindi è un elemento significativo. Questi tre elementi oggi sono i tratti identificativi propri della politica, quindi la paura e quindi l'odio come elemento costitutivo, come movente della politica, il video come elemento discriminatorio e selettivo della politica, cioè che consente di selezionare i leader e la classe dirigente, e l'irrilevanza come destino di una politica marginale che non sa guardare oltre il presente, il momento, l'esistente, non sa progettare il futuro, non sa collegarsi al passato, non ha quindi la capacità di inserirsi all'interno di una storia